La Roma in maglia bianca affronta la Fiorentina all'Olimpico. 60.000 tifosi hanno portato una trentina di milioni alla società. Malgrado la serie nera, hanno ancora fiducia. Ricordate quel numero 7, si chiama Amrim. Come già a Napoli, la partita porterà il suo nome. Lo svedese sarà lo spirito folletto risolutivo della contesa. Ricordate anche il numero 1 della Roma. È Panetti, il portiere, fiero antagonista dell'ala viola. Senza mira i cannonieri giallorossi. Altro scompiglio in area romanista. Ancora Amrim di scena. Ma una solo di Selmason porta la Roma in vantaggio, che vince per 1-0. Panetti è ora di scena e con netto senso di posizione riesce a salvare la sua rete in ardita uscita. Nella ripresa la Fiorentina cambia tattica, non più cauta lancia i suoi attaccanti al recupero. Sa di non poter concedere ulteriore vantaggio all'avversario. Per poco invece la Roma manca il raddoppio, quando Manfredini sciupa incredibilmente un'occasione facile. Immediata la risposta dei Viola. Amrim al volo setta in rete la palla del pareggio. Ora gli attacchi si alternano nei due campi. Più sfasato e impreciso quello giallorosso. Più insidioso e incalzante quello viola. Senza collegamenti né incisività gli assi dell'attacco romanista. Positivo come sempre quel numero 7. Piomba in area e scaraventa avversario. 2-1 per la Fiorentina. Escono a capochino i romanisti. Amrim è risalito in cattedra.